Pittura barocca, parte terza, tra illusione e realtà. L'abbigliamento è sempre stato uno degli indici più importanti per comprendere lo spirito di un'epoca. Il modo di vestire è condizionato dal gusto e dal senso del bello che caratterizza un determinato periodo storico ed è sempre stato anche espressione della posizione sociale dei singoli individui. La tendenza alla spettacolarità del Seicento ha il proprio riflesso anche nella moda, che ha prodotto modelli di grande ricchezza sia nelle fogge che nei tessuti utilizzati. Gli abiti erano molto curati per le persone che appartenevano a classi sociali agiate. Sono questi che si sono fatti ritrarre nei dipinti, che rappresentano una delle fonti principali per informarci sui costumi e sugli stili di vita dei nostri antenati. L'autoritratto del pittore fiammingo Peter Paul Rubens, con la moglie Isabella Brandt, mostra i tipici abiti seicenteschi. L'abbigliamento maschile era caratterizzato dal farsetto, una giacca corta con maniche e spalline in evidenza. Sulle spalle, o su una sola spalla, veniva gettato il mantello. Le brache erano molto ampie e venivano fermate al ginocchio. I polpacci erano fasciati da calze di cotone o di seta, fermate da giarrettiere o da nastri. Il colletto largo di pizzo era segno di eleganza nei paesi fiamminghi. Nell'abbigliamento femminile il corpetto è rigido e molto aderente, con la finitura triangolare che si sovrappone all'ampia gonna sostenuta da ricchissime sottovesti. L'acconciatura è sostenuta da una cuffia a merletti che posteriormente assume la forma di una calotta. La gorgiera è un elemento caratteristico della moda del Seicento. I polsini sono molto decorati e con la gorgiera ravvivano l'abbigliamento che, pur ricco, era spesso di colore scuro. I ritratti della borghesia del XVII secolo abbondano di fastosi abbigliamenti, sia per le donne che per gli uomini. Cappelli, stivali, collane, mantelli e scialli. Claude Lorrain è un pittore e incisore francese nato nel 1600 a Chamagne, in Lorena. Uno dei maggiori precursori della pittura di paesaggio. Nelle sue opere raffigura una natura serena e maestosa, caratterizzata dalla presenza di elementi architettonici o di figure mitologiche, con una particolare attenzione agli effetti della luce. Ebbe una significativa influenza soprattutto sulla pittura paesaggistica inglese del Settecento. Viaggiò in Italia, a Roma e a Napoli, dove ricevette la sua formazione in disegno e incisione. Dopo una breve parentesi in Lorena, intorno al 1627 tornò a stabilirsi definitivamente a Roma. Nelle sue opere raffigura marine e vedute di campagna in una natura caratterizzata da una luce intensa e dolce, che sottolinea la dolcezza e la calma del paesaggio. Morì a Roma nel 1682. Andrea Pozzo nacque a Trento nel 1642. Fu pittore, architetto e teorico della prospettiva. Nel 1665, a Milano, entrò nella Compagnia di Gesù, dove assunse il grado di fratello coadiutore. Usò sapientemente la prospettiva per realizzare architetture e spazi immaginari, divenendo il maestro dell'illusionismo pittorico barocco. Lavorò anche a Genova, Torino, a Roma e a Vienna, dove influenzò con la sua opera fortemente decorativa la pittura del Settecento austriaco e bavarese. A Roma, dove giunse nel 1681, realizzò alcune delle sue opere più importanti. Nel 1703 fu invitato da Leopoldo I a recarsi a Vienna, dove rimase fino alla morte. Nei suoi progetti sono palesi alcuni riferimenti all'architettura del Borromini, che interpretò sempre filtrandolo attraverso una personale visione illusionistica. Morì a Vienna nel 1709. Accanto al realismo di Caravaggio e al classicismo di Annibale Carracci, nel Seicento si afferma la cosiddetta pittura illusionistica che recupera gli insegnamenti del Correggio. Si creano opere spettacolari che coinvolgono emotivamente l'osservatore,
suscitando stupore e meraviglia, con il fine di celebrare il potere della Chiesa trionfante della Controriforma, o il potere e la ricchezza del committente, che spesso è un principe. I principali esponenti della pittura illusionistica, attivi soprattutto a Roma al servizio della Chiesa, sono Pietro da Cortona, Giovanni Battista Gaulli, detto il Baciccia, e il trentino Andrea Pozzo. Nel Rinascimento la prospettiva era servita a rappresentare spazi a misura d'uomo. Nel 600 questa tecnica viene portata alle estreme conseguenze ed è alla base della pittura cosiddetta illusionistica. Gli artisti realizzano sulle pareti e sui soffitti dei palazzi e delle chiese composizioni molto complesse che lasciano libero spazio all'immaginazione e spingono lo sguardo all'infinito. Nella chiesa di Sant'Ignazio, a Roma, si trova uno dei più significativi esempi di pittura illusionistica del 600. Si tratta della Gloria di Sant'Ignazio. Il grandioso dipinto è stato realizzato da Andrea Pozzo, matematico, scenografo, studioso di prospettiva e trattatista. Andrea Pozzo, insegnante di discipline matematiche e prospettiche, eseguì la grandiosa opera con i suoi studenti. Era anche un religioso dell'Ordine dei Gesuiti, di cui la chiesa era la sede principale, collegata al Collegio Romano, un'istituzione che comprendeva tutte le fasi di formazione scolastica, dagli studi elementari a quelli universitari. Il punto di fuga della prospettiva è al centro e indica una profondità all'infinito. Dal centro sembra provenire anche la luce. Le figure sono viste dal basso e rappresentate in scorcio. Grazie a un sapiente gioco di chiaroscuro, esse sembrano davvero sporgere dalle pareti e librarsi nell'aria. L'architettura dipinta si fonde con quella reale. L'affresco della volta ha grandi dimensioni, oltre 17 metri di larghezza e 36 metri di lunghezza, per 612 metri quadrati. Rappresenta l'apoteosi della missione apostolica della Compagnia di Gesù. Al centro dell'affresco appare la Trinità. In una nube di luce campeggiano il Padre, la Colomba Spirito Santo e Gesù con la croce. Un raggio di luce si dirige verso il cuore di Sant'Ignazio, portato su una nuvola da angeli. Da Sant'Ignazio la luce si divide in quattro raggi, corrispondenti ai quattro continenti allora conosciuti, convertiti grazie al lavoro dei missionari: Asia, Africa, America, Europa. L'architettura è in prospettiva dal basso verso l'alto, osservabile correttamente solo ponendosi su un disco di marmo posto al centro della navata. Nella seconda metà del Cinquecento, a seguito del Concilio di Trento e della Controriforma cattolica, la Chiesa ha introdotto una serie di vincoli riguardanti i soggetti sacri. Per questo motivo hanno trovato spazio altri generi pittorici, di tipo profano, che lasciavano una maggiore libertà espressiva sia agli artisti, sia ai committenti, ai collezionisti e ai mercanti d'arte. Tra questi soggetti troviamo la pittura di genere. Con questo termine si intende la rappresentazione di episodi di vita quotidiana, come scene domestiche, feste, mercati, giochi, uomini intenti al proprio lavoro. Nell'arte entrano così anche persone umili e anonime, non idealizzate, ma riprodotte con realismo. Il tema del gioco è frequente nella pittura di genere, e mentre Caravaggio aveva messo in guardia sulle insidie della realtà e della bellezza, Murillo si sofferma sull'innocenza del gioco. Nel quadro Bambini che giocano a dadi, la scena è serena e spontanea, come dimostra la presenza del bambino più piccolo a sinistra e del cane che lo osserva con attenzione in attesa di un po' di pane. Nei due piccoli giocatori di dadi si possono leggere l'espressione soddisfatta di colui che ha appena lanciato e lo sguardo preoccupato del compagno. Con l'espressione natura morta si indicano composizioni con soggetti inanimati o comunque prive di figure umane: fiori, frutti, cacciagione, libri, strumenti musicali, oggetti di uso domestico. Tale genere ha avuto origine nelle Fiandre, dove era denominato still life, vita silenziosa, e si è diffuso in Europa dalla fine del Cinquecento, trovando una grande affermazione. In questo dipinto Caravaggio focalizza l'attenzione su una canestra di frutta, di cui illustra ogni particolare con un'assoluta precisione descrittiva. Quest'opera stabilisce un modello di natura morta che sarà seguito negli anni successivi. La fortuna della natura morta nel 600 deriva, in particolare, dall'affermazione della classe borghese mercantile,
che commissionava opere a soggetto profano per esibire la propria ricchezza e dunque la propria nuova posizione sociale. La natura morta ben si adatta al realismo, carattere distintivo della pittura del Seicento. In questi dipinti viene curato con attenzione minuziosa ogni particolare descrittivo. Vengono rappresentati suggestivi effetti di luce e di trasparenza attraverso una elevatissima abilità tecnica. I soggetti privilegiati della natura morta sono fiori e frutti di ogni genere. Solitamente la composizione è basata su un vaso di fiori o su un vassoio di frutta collocati al centro. Fiori e frutti di ogni genere e provenienza sono poi disposti con grande cura e riprodotti con la massima precisione. Per dimostrare la propria abilità tecnica, gli artisti inseriscono spesso giochi di luce e riflessi su bicchieri di vetro o su pellettili metalliche, o ancora insetti di vario genere che si posano su foglie, fiori e frutti. La natura morta ha assunto molto spesso anche un significato allegorico e morale, in quanto gli oggetti inanimati possono alludere alla vanità della bellezza e alla transitorietà delle cose terrene. Possiamo osservare nel dipinto di Klaas un teschio umano collocato su vecchi libri, penna e calamaio. È un immediato richiamo alla meditazione sulla vanità delle cose e la brevità della vita. Un invito a considerare le cose terrene con il giusto distacco. Il Seicento vede la nascita del genere della pittura di paesaggio. Fu Annibale Carracci che maggiormente contribuì all'elaborazione del paesaggio seicentesco, di stampo classicista e con radici letterarie. Il suo paesaggio con fughe in Egitto è considerato il capostipite del genere e fonte di ispirazione per schiere di pittori. Si tratta di un paesaggio ideale, con la concezione eroica e celebrativa della natura. Nel corso del Seicento, il paesaggio viene ancor più idealizzato da due artisti francesi, Nicolas Poussin e Claude Lorrain. Lorrain passava giornate intere nella campagna romana a disegnare dal vero, osservando gli effetti della luce. Voleva realizzare una pittura all'aria aperta che fosse in grado di riprodurre fedelmente le qualità atmosferiche. Si dedicò in seguito ad altre tipologie di paesaggio, con temi pastorali o religiosi, e spinto dai suoi committenti, arricchite di elementi di architettura antica, creando effetti magici e nostalgici.